mister Domenicali al termine di Sant'Angelo, Club Milano 1-1, una partenza forte con l'occasione di Cristofoli, il gol di Cristofoli, poi qualche difficoltà anche dettata dalle due espulsioni nel secondo tempo. Allora, la dividerei proprio nei due tempi la partita. Cioè noi, cioè è chiaro che bisogna sempre valutare anche l'avversario. Questo avversario, non scordiamo, un avversario giovane, un avversario però di qualità, tant'è che è la squadra che ha segnato più gol in questo girone, un gol più di noi, e ne ha subiti solamente due in più di noi. Già questo dà il bigliettino da visita di questa squadra, una squadra velocissima, che si muove molto bene, con tagli, inserimenti, quindi difficile, perlomeno difficile da andarla a prendere, difficile da contrastare se non si prepara bene tatticamente la gara. Noi l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, abbiamo fatto un primo tempo dove noi siamo stati, abbiamo comandato la partita dall'inizio fino al gol del pareggio loro, dove il gol del pareggio loro è venuto senza che loro se ne accorgessero, perché hanno fatto l'unico tiro della partita in porta, soprattutto del primo tempo, su calcio di punizione, e la punizione era innocua, il tiro era innocuo, ma deviato dalla barriera ha spiazzato il nostro portiere. Quindi si sono trovati sull'1-1 senza praticamente aver tirato in porta, e questo non è poco. Diciamo che negli ultimi 10 quarto d'ora del primo tempo, dopo questo gol, abbiamo rallentato un po' il ritmo, soprattutto abbiamo perso un po' di certezze nel gioco, forse perché ci siamo innervositi visto quello che era successo, perché era impensabile essere sull'1-1 a quel punto. Finito il primo tempo siamo ritornati in campo e dopo 3-4 minuti siamo rimasti in inferiorità numerica e dopo un po' in doppia inferiorità numerica. È chiaro che la partita prende un'altra forma, un'altra strada. È chiaro che diventa una partita soprattutto difensiva. Una partita difensiva dove però noi abbiamo concesso veramente poco e gli avversari non sono praticamente stati mai pericolosi. Abbiamo visto che a fine partita è andato insieme ai ragazzi sotto la curva degli Ultras e ha detto a chiare lettere: dai che ce la facciamo. Il Sant'Angelo, nonostante il pareggio, visti anche i risultati delle altre squadre, si crede più che mai. Ma assolutamente, cioè, basta vedere le prestazioni di ogni domenica, di ogni volta che giochiamo, il Sant'Angelo ci deve credere per forza. È un gruppo importante, lavoriamo con grande serietà, grande voglia, ci crediamo e speriamo di dare a questo meraviglioso pubblico le soddisfazioni che si merita. Noi ce la metteremo sicuramente tutto. Grazie mister. Prego. Fabio Cristofoli, gol anche oggi, gol che sblocca il risultato, ci eri andato vicino prima, era un'azione provata in allenamento questa? Sì, l'abbiamo provata in settimana, ma come proviamo, cioè, quasi tutte le volte sulle palline attive, scusate la voce, ma... E niente, c'era rammarico perché con le due espulsioni siamo andati un attimino in difficoltà, però alla fine siamo stati bravi a tenere il risultato e niente, va bene così, è come se fosse una vittoria alla fine. I risultati dagli altri campi danno ancora parecchie speranze a Sant'Angelo, che chiaramente adesso avrà 3 vittorie da fare per portare a casa il sogno che per quello dimostrato in campo, a nostro parere, anche se siamo di parte, sarebbe anche meritato. No, hai detto giusto, noi anche oggi la prestazione l'abbiamo fatta pur essendo rimasti in 9. E niente, dobbiamo ancora affrontare l'Alcione che oggi ha vinto, il Varzi ha perso, siamo ancora in corsa, come ti ho detto l'altra volta mancano 4 finali, dobbiamo giocarle tutte per vincerle e secondo me abbiamo buonissime possibilità di fare bene e di arrivare dove vogliamo. Complimenti per il gol. Grazie mille. Grazie. Ciao.